Capitolo 1. Nella conigliera. Alice cominciava a sentirsi assai stanca di sedere sul poggetto accanto a sua sorella senza far niente. Aveva una o due volte data un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non v'erano né dialoghi né figure. E a che serve un libro, pensò Alice, senza dialoghi né figure? E si domandava alla meglio, perché la canicola l'aveva mezza assonnata e istupidita, se per il piacere di fare una ghirlanda di margherite mettesse conto di levarsi a raccogliere i fiori. Quand'ecco un coniglio bianco dagli occhi rosei passarle accanto, quasi sfiorandola. Non c'era troppo da meravigliarsene, né Alice pensò che fosse troppo strano sentir parlare il coniglio, il quale diceva fra sé: «Oimè, oimè, ho fatto tardi!» Quando in seguito ella se ne ricordò, s'accorse che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma allora le sembrò una cosa naturalissima. Ma quando il coniglio trasse un orologio dal taschino della sottoveste e lo consultò e si mise a scappare, Alice saltò in piedi pensando di non aver mai visto un coniglio con la sottoveste e il taschino, né con un orologio da cavar fuori. E ardente di curiosità, traversò il campo correndogli appresso e arrivò appena in tempo per vederlo entrare in una spaziosa conigliera sotto la siepe. Un istante dopo, Alice scivolava giù correndogli appresso, senza pensare a come avrebbe fatto poi per uscirne. La buca della conigliera filava dritta come una galleria e poi si sprofondava così improvvisamente che Alice non ebbe un solo istante l'idea di fermarsi. Si sentì cader giù rotoloni in una specie di precipizio che rassomigliava a un pozzo profondissimo. Una delle due: o il pozzo era straordinariamente profondo o ella ruzzolava giù con grande lentezza, perché ebbe tempo, cadendo, di guardarsi intorno e di pensar meravigliata alle conseguenze. Aguzzò gli occhi e cercò di fissare il fondo per scoprire qualche cosa, ma in fondo era buio pesto e non si scopriva nulla. Guardò le pareti del pozzo e s'accorse che erano rivestite di scaffali di biblioteche e sparse qua e là di mappe e quadri sospesi a chiodi. Mentre continuava a scivolare, afferrò un barattolo con un'etichetta, lesse l'etichetta: marmellata d'arance, ma oimè, con sua grande delusione, era vuoto. Non volle lasciar cadere il barattolo per non ammazzare chi si fosse trovato in fondo, e quando arrivò più giù lo depose su un altro scaffale. Bene, pensava Alice, dopo una caduta come questa, se mai mi avviene di ruzzolare per le scale, mi sembrerà meno che nulla. A casa poi come mi crederanno coraggiosa? Anche a cadere dal tetto non mi farebbe nessun effetto. E probabilmente diceva la verità. E giù, e giù, e giù. Non finiva mai quella caduta. Chissà quante miglia ho fatte a quest'ora, esclamò Alice. Forse sto per toccare il centro della terra. Già saranno più di 400 miglia di profondità. Alice aveva apprese molte cose di questa specie a scuola, ma quello non era il momento propizio per sfoggiare la sua erudizione, perché nessuno l'ascoltava. Ma ad ogni modo non era inutile riandarle mentalmente. Credo che si chiamino gli antitodi. Sì, sarà questa la vera distanza, o pressa poco. Ma vorrei sapere a qual grado di latitudine o di longitudine sono arrivata. Alice veramente non sapeva che fosse la latitudine o la longitudine, ma le piaceva molto pronunziare quelle parole altisonanti. Passò qualche minuto e poi ricominciò. Forse traverso la terra. E se dovessi uscire fra quelli che camminano a capo in giù? Credo che si chiamino gli antitodi. Fu lieta che in quel momento non la sentisse nessuno, perché quella parola non le suonava bene. Domanderei subito come si chiama il loro paese. Per piacere, signore, è questa la Nuova Zelanda o l'Australia? E cercò di fare un inchino mentre parlava. Figurarsi, fare un inchino mentre si casca giù a rotta di collo. Dite, potreste voi fare un inchino? Ma se farò una domanda simile, mi prenderanno per una sciocca. No, non la farò. Forse troverò il nome scritto in qualche parte. E sempre giù, e sempre giù, e sempre giù. Non avendo nulla da fare, Alice ricominciò a parlare. Stanotte Dina mi cercherà. Dina era la gatta. Spero che penseranno a darle il latte quando sarà l'ora del tè. Cara la mia Dina, vorrei che tu fossi qui con me. In aria non vi son topi, ma ti potresti beccare un pipistrello. I pipistrelli somigliano ai topi. Ma i gatti poi mangiano i pipistrelli? E Alice cominciò a sonnecchiare e fra sonno e veglia continuò a dire fra i denti: I gatti poi mangiano i pipistrelli? I gatti poi mangiano i pipistrelli?
e a volte i pipistrelli mangiano i gatti? Perché, non potendo rispondere né all'una né all'altra domanda, non le importava di dirla in un modo o nell'altro. Sonnecchiava di già e sognava di andare a braccetto con Dina, dicendole con faccia grave: «Dina, dimmi la verità, hai mangiato mai un pipistrello?» Quando, patapunfete, si trovò a un tratto su un mucchio di frasche e la caduta cessò. Non s'era fatta male e saltò in piedi, svelta. Guardò in alto, era buio, ma davanti vide un lungo corridoio nel quale camminava il coniglio bianco frettolosamente. Non c'era tempo da perdere. Alice, come se avesse le ali, gli corse dietro e lo sentì esclamare, svoltando al gomito: «Perdinci, veramente ho fatto tardi!» Stava per raggiungerlo, ma al gomito del corridoio non vide più il coniglio. Ed essa si trovò in una sala lunga e bassa, illuminata da una fila di lampade pendenti dalla volta. Intorno alla sala c'erano delle porte, ma tutte chiuse. Alice andò su e giù, picchiando a tutte, cercando di farsene aprire qualcuna, ma invano, e malinconicamente si mise a passeggiare in mezzo alla sala, pensando a come venirne fuori. A un tratto si trovò accanto a un tavolinetto, tutto di solido cristallo, a tre piedi. Sul tavolinetto c'era una chiavetta d'oro. Subito Alice pensò che la chiavetta appartenesse a una di quelle porte, ma oimè, o le toppe erano troppo grandi o la chiavetta era troppo piccola. Il fatto sta che non poté aprirne alcuna. Fatto un secondo giro nella sala, capitò innanzi a una cortina bassa non ancora osservata. E dietro v'era un usciolo alto una trentina di centimetri. Provò nella toppa la chiavettina d'oro e con molta gioia vide che entrava a puntino. Aprì l'uscio e guardò in un piccolo corridoio, largo quanto una tana da topi. Si inginocchiò e scorse di là dal corridoio il più bel giardino del mondo. Oh, quanto desiderò di uscire da quella sala buia per correre su quei prati di fulgidi fiori e lungo le fresche acque delle fontane, ma non c'era modo di cacciare neppure il capo nella buca. «Se almeno potessi cacciarvi la testa», pensava la povera Alice. «Ma a che servirebbe poi, se non posso farci passare le spalle? Oh, se potessi chiudermi come un telescopio, come mi piacerebbe! Ma come si fa?» E quasi andava cercando il modo. Le erano accadute tante cose straordinarie che Alice aveva cominciato a credere che poche fossero le cose impossibili. Ma che serviva star lì piantata innanzi all'uscio? Alice tornò verso il tavolinetto, quasi con la speranza di poter trovare un'altra chiave o almeno un libro che indicasse la maniera di contrarsi come fa un cannocchiale. Vi trovò invece un'ampolla. «E certo prima non c'era», disse Alice, con un cartello sul quale era stampato a lettere di scatola: «Bevi». «È una parola, bevi». Alice, che era una bambina prudente, non volle bere. «Voglio vedere se c'è scritto veleno», disse, perché aveva letto molti raccontini intorno a fanciulli che erano stati arsi e mangiati vivi da bestie feroci e cose simili, e tutto perché non erano stati prudenti e non s'erano ricordati degli insegnamenti ricevuti in casa e a scuola, come per esempio di non maneggiare le molle infocate perché scottano, di non maneggiare il coltello perché taglia e dalla ferita esce il sangue. E non aveva dimenticato quell'altro avvertimento: se tu bevi da una bottiglia che porta la scritta veleno, prima o poi ti sentirai male. Ma quell'ampolla non aveva l'iscrizione veleno, quindi Alice si arrischiò a berne un sorso. Era una bevanda deliziosa, aveva un sapore misto di torta di ciliegie, di crema, d'ananasso, di gallinaccio arrosto, di torrone e di crostini imburrati. E la tracannò d'un fiato. «Che curiosa impressione», disse Alice. «Mi sembra di contrarmi come un cannocchiale». Proprio così. Ella non era più che d'una ventina di centimetri d'altezza e il suo grazioso visino si irradiò tutto, pensando che finalmente ella era ridotta alla giusta statura per passar per quell'uscio ed uscire in giardino. Prima attese qualche minuto per vedere se mai diventasse più piccola ancora. È vero che provò un certo sgomento di quella riduzione. «Perché chissà, potrei rimpicciolire tanto da sparire come una candela», si disse Alice. «E allora a chi somiglierei?» E cercò di farsi un'idea dell'apparenza della fiamma d'una candela spenta, perché non poteva nemmeno ricordarsi di non aver mai veduto niente di simile. Passò qualche momento e poi, vedendo che non le avveniva nient'altro, si preparò ad uscire in giardino.
Ma povera Alice, quando di fronte alla porticina si accorse di aver dimenticata la chiavetta d'oro e quando corse al tavolo dove l'aveva lasciata, rilevò che non poteva più giungervi. Vedeva chiaramente la chiave attraverso il cristallo e si sforzò di arrampicarsi ad una delle gambe del tavolo e di salirvi, ma era troppo sdrucciolevole. Dopo essersi chissà quanto affaticata per vincere quella difficoltà, la poverina si sedette in terra e pianse. «Sì, ma che vale abbandonarsi al pianto?» si disse Alice. «Ti consiglio invece, cara mia, di finirla con quel piagnucolio». Di solito ella si dava dei buoni consigli, benché raramente poi li seguisse, e a volte poi si rimproverava con tanta severità che ne piangeva. Si rammentò che una volta stava lì lì per schiaffeggiarsi, per aver rubato dei punti in una partita di croquet giocata contro se stessa, perché quella strana fanciulla si divertiva a credere di essere in due. «Ma ora è inutile voler credermi in due», pensò la povera Alice. «Mi resta appena tanto da formare un'unica bambina». Ecco che vide sotto il tavolo una cassettina di cristallo. L'aprì e vi trovò un piccolo pasticcino, sul quale con uva di Corinto era scritto in bei caratteri «Mangia». «Bene, mangerò», si disse Alice, «e se mi farà crescere molto, giungerò ad afferrare la chiavetta, e se mi farà rimpicciolire, mi insinuerò sotto l'uscio. In un modo o nell'altro arriverò nel giardino, e poi sarà quel che sarà». Ne mangiò un pezzetto e, mettendosi la mano in testa, esclamò ansiosa «Ecco, ecco!» per avvertire il suo cambiamento, ma restò sorpresa nel vedersi della stessa statura. Certo, avviene sempre così a quanti mangiano pasticcini, ma Alice si era tanto abituata ad assistere a cose straordinarie che le sembrava stupido che la vita si svolgesse in modo naturale. E tornò alla carica, e in pochi istanti aveva mangiato tutto il pasticcino.